ragazzi, io sono Sara e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi il wrap up numero 2 con la categoria sci-fi e fantasy. Spero che comunque, anche se non sono un unico wrap up, questi video dove vi parlo delle mie ultime letture vi stiano piacendo, ma direi di iniziare subito perché il fantasy è stata una grande categoria, una grande fetta insomma delle mie letture recenti. E ci sono delle chicche davvero davvero meravigliose di cui non vedo l'ora di parlarvi. Direi di iniziare da uno dei libri che ho letto più di recente, del quale trovate già la recensione sul canale, cioè Il mare senza stelle di Erin Morgenstern, edito dalla Lane Young Adult, che penso sia appunto stato il fenomeno dell'estate. È un libro meraviglioso che mi è piaciuto da morire e di cui trovate un intero video recensione sul canale, perché non potevo assolutamente limitarvi a parlarvene soltanto in un paio di minuti durante il wrap up. È un libro atmosferico, magico, che è riuscito a catturarmi, farmi vivere un sogno e farmi sentire anche rappresentata in un modo estremamente estremamente profondo. Quindi io ve lo consiglio davvero tantissimo. Parla di Zachary, questo ragazzo che un giorno in biblioteca prende in prestito un libro che all'interno narra di un episodio del suo passato, e quindi si incuriosisce talmente tanto da voler cercare appunto l'autore o comunque il luogo di provenienza del libro stesso. Ciò lo porterà a scoprire società segrete, librerie sotterranee e porte che portano in altri mondi. Il tutto arricchito da una narrazione estremamente coinvolgente che si alterna con capitoli della storia di Ezra e capitoli della storia raccontate nel libro che lui trova. È bellissimo, assolutamente da non perdere, io l'ho adorato. E niente, già in libreria lo potete trovare, c'è in italiano, quindi non avete scuse, potete leggerlo tutti quanti. Continuerei con libri che si affacciano più sul fiabesco che sul fantasy, quindi un fantasy molto tenue, molto romantico, molto atmosferico e meno andiamo a prendere a calci in culo i cattivi. E sto parlando appunto di Gli scomparsi di Chiara di Luna, che è il secondo libro della serie di I fidanzati dell'inverno, quindi la serie dell'Attraverso specchi. Questo libro mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto più del primo, ed è raro che capiti con un secondo libro di una serie, perché questo qui ha un sottotono mystery, perché ci sono dei rapimenti in corso. Ritroviamo Thorne ed Ophelia, che praticamente li ritroviamo da dove li abbiamo lasciati, cioè sempre a battibeccare, ma si trovano a dover risolvere dei rapimenti. E tutto questo, vorrei dire, circondato da altre filoni di trama, altre cose, ma in realtà no. Questa è una serie che non riesco a capire se mi piace fino in fondo oppure no, perché mentre la leggo mi diverto, riesco a leggere velocemente il libro e voglio sapere come continua, ma quando mi trovo a rifletterci sopra la trovo una serie che non ha granché, cioè a parte una relazione altamente disfunzionale in cui le persone non si parlano, non mi piace il fatto di essere arrivata a fine del secondo libro, che sono comunque libri da più di 500 pagine, e non aver capito un ciuffolo di niente. Spero che l'ultimo libro riesca a fare un bel fiocco e racchiudere tutti quanti quelli che sono i fili liberi che abbiamo durante gli altri libri, e non so neanche dove andrà a finire l'autrice con il terzo, perché ho letto appunto solo dalla trama che si ambienta 2 anni e mezzo dopo o anche di più la fine di questo. Io sono un attimo sconvolta, non riesco a capire. È un libro che mi piace mentre lo leggo, ma poi appunto quando ci rifletto sopra non so se mi ha convinto appieno, non so neanche se mi sono spiegata nel modo giusto. Anche questo è un libro estremamente atmosferico, estremamente magico, che lascia quella sensazione di avere la testa tra le nuvole. Io vado molto a sensazioni, questo libro mi sembra quasi uno di quei sogni che fai quando dormi al sole d'estate, strano, che quando ti svegli non riesci a ricomporre del tutto e hai questi frammenti da dover ricongiungere senza mai riuscirci del tutto. Ecco come mi sento io quando ripenso a questi libri, non ci ho capito una cesma. Da un lato è una cosa positiva, dall'altro, ecco, essendo arrivato al secondo libro, un po' meno, mi sarebbe piaciuto capirci un po' di più. E per carità, qualcosina di minimo, 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 il contentino ce lo dà Crystal Davos, però ecco, più domande di prima e non so quanto questa cosa mi renda felice. Comunque, consigliato, se vi è piaciuto il primo, questo è nettamente superiore, quindi sì,
se vi è piaciuto il primo leggete anche questo, e c'è un intero reading vlog dove vi faccio vedere la mia esperienza durante la lettura. Ci sono io che sono lì della serie Thorn, perché levati, vattene. Andando avanti, ci spostiamo invece adesso per staccare un attimo con un paio di sci-fi nel mondo dei libri ancora solo presenti in inglese. Il primo che ho letto è assolutamente Aurora Burning di J. Christopher e Amy Kaufman. In Italia è uscito il primo libro della serie Aurora Rising e il secondo uscirà a marzo prossimo, quindi potrete leggerlo anche voi. E che dire, questo libro mi è piaciuto tanto quanto il primo. In alcuni aspetti mi è piaciuto più del primo, per altri aspetti mi è piaciuto meno del primo. È un libro che secondo me ha un grande difetto di fondo, cioè il romance. Io sono lì che, seppur certe coppie mi fanno battere il cuore, altre, e forse le più importanti, non le sopporto. Non hanno motivo di esistere. Secondo me la trama sarebbe molto molto più interessante se invece di concentrarsi su queste cose si concentrasse su altro, perché il libro rimane super divertente, i battibecchi dei personaggi rimangono un qualcosa di meraviglioso, con le vibe di Guardiani della Galassia in poche parole. La trama resta interessante, cioè a me interessa di vedere dove va a parlare, insomma, tutta quanta la questione riguardante gli alieni, le armi, le cose, Aurora. Non parlo altro. Mi è piaciuto meno del primo, oltre per il fatto del romance più presente, anche per il fatto che è meno presente l'altro aspetto, cioè quello un pochino horror di questa creatura. Comunque del tizio principale antagonista del primo, che mi era piaciuto tantissimo perché è estremamente inquietante. È meno presente in questo qui, quindi mi è piaciuto di meno. Però mi è piaciuto di più la velocità del libro, che secondo me è molto più scorrevole rispetto al primo libro, che ha un po' la prima parte nì. Questo qui è tutto sullo stesso livello, nel senso che mi sono piaciute tutte le parti del libro, non ce ne sono alcune che avrei tolto o velocizzato oppure rallentato. Non vi posso dire granché di più, essendo il secondo libro di una serie vi posso dire solo se mi è piaciuto più o meno del primo e per quali motivi, e sono quelli che vi ho appunto detto. Per il resto rimango fedele della mia opinione che i miei personaggi preferiti sono Finian e Scarlett, e in questo libro, se vi interessava come me il personaggio di Zila, viene molto molto più approfondita. Sempre non è che diventa personaggio principale onnipotente, però viene molto approfondita. Gli altri personaggi secondari che diventeranno secondo me principali, che vengono inseriti, secondo me sono stati inseriti soltanto a mo' di dobbiamo accoppiare tutti, che è un qualcosa che a me tende a dar fastidio. Capisco che il target del libro sia lo young adult, però dopo una serie di grande valore e spessore come quella di Illumine mi aspettavo un pochino di meglio. Ovviamente se vi è piaciuto Illumine vi piacerà anche questo, ma Illumine sta qua, Aurora Rising sta qua, su questo penso non ci siano dubbi, quindi sì. Leggerò qualsiasi cosa scriverà J. Christoph insieme a Amy Kaufman di tipo sci-fi? Sì. Ci sarà mai qualcosa che batterà Illumine? Non penso. Comunque, alla fine, in fin dei conti, mi è piaciuto. Sono curiosa di vedere quale sarà il personaggio sulla copertina del terzo e che colori verranno usati dopo il viola e l'arancione? Non ne ho idea. Secondo me metteranno in copertina Tyler e io ci rosico un botto perché vorrei Finian, non Scarlett, ovviamente, ma sia mai che sarà quello che avrà quello che desidera. Ve lo consiglio se vi è piaciuto il primo. Se il primo non mi ha convinto, non penso che dobbiate continuare. Andando avanti, vi voglio parlare del libro forse che ho apprezzato di più tra quelli di questo wrap up, cioè Gideon the Ninth di Tamsin Muir, che verrà tradotto presto in italiano appunto dalla Oscar Volt con il titolo Gideon la Nona. È un libro bellissimo ma strano da morire. Non è un libro per tutti, molto più probabilmente sarete tra la porzione di lettori che lo odierà o non lo capirà fino in fondo, ma se vi rispecchiate nei miei gusti non potete assolutamente perdervelo. È scritto in modo particolare, forse per questo potrebbe non piacere a tutti, però la storia è talmente ingarbugliata e talmente originale che non potrà non conquistarvi, soprattutto se vi piace un libro con rappresentazione LGBT+, e come me ad ogni contenuto saffico vi ritrovate 3 metri sopra il cielo. Mio Dio, che citazione trash che io ho appena fatto. Comunque vi voglio leggere la trama perché è un libro difficile da spiegare, quindi almeno in questo modo sono sicura di aver scelto le parole che ha scelto l'autrice. Quindi, cresciuta in un ambiente nemico da suore scheletriche e innumerevoli scheletri,
Gideon è pronto ad abbandonare una vita di servitù e una vita post-morte come corpo rianimato. Infatti impacchetta la sua spada, le sue scarpe e le sue riviste sconce e si prepara per affrontare una fuga spericolata. Ma la sua nemesi non le concederà la libertà senza prima un piccolo sacrificio. Harrowhawk Nonagesimus, la reverenda figlia della nona casa e strega delle ossa extraordinaire, infatti è stata richiamata all'azione. L'imperatore ha invitato gli eredi di ognuna delle sue fedeli case per una sfida letale di ingegno e bravura. Se Harrowhawk riuscirà a vincere, diventerà un immortale, superpotente servo della resurrezione. Ma nessun necromante può ascendere senza il suo cavaliere. Senza la spada di Gideon, Harrow perderà e la nona casa perirà. Of course, some things are better left dead. Ovviamente, alcune cose è meglio che rimangano morte. E io sono lì tipo... Non potevo non innamorarmi di questo libro. Io penso che già la trama, unita alla copertina, dicevano Sara, leggici, amaci, sposaci, che è qualcosa che vorrei fare altamente. Io sono lei, Gideon. Gideon è un personaggio estremamente particolare, un po' becero in realtà, un senso dell'umorismo parecchio idiota. Ama la sua spada, ha più muscoli che cervello e ama le sue riviste sconce. Ma più di tutto odia Harrow. Harrow odia Gideon. E fondamentalmente ha l'anima emo, col cuore nero e una corazza d'acciaio in cui è impossibile penetrare, tranne se ti chiami Gideon, perché a furia di cazzotti e testate riesce a penetrare qualsiasi cosa. Oh mio Dio, ho fatto una battuta sconcia. Quindi, in poche parole, ci troviamo a leggere un libro che ho messo tra uno sci-fi e un fantasy. Non capisco neanche io bene dove racchiuderlo, che è un fantasy ma è anche un sci-fi ed è ambientato in un mondo futuristico, quindi sì, so soltanto che è ciò di cui sono fatti i miei sogni. Seguiamo Gideon, che è appunto la protagonista, che vive su questo pianeta dove c'è la nona casa in cui sono presenti i necromanti che risvegliano i morti e comandano le ossa, come serva in quanto orfana, e la sua nemesi Harrow, che invece è l'erede insomma della famiglia, quindi è una nobile, e le due si odiano letteralmente, soltanto che devono fare un patto per appunto, per Gideon ne viene fuori la libertà e per Harrow guadagna un cavaliere per partecipare a questo appunto sfida che si tiene tra gli eredi di tutte le casate per diventare appunto immortali e servire l'imperatore. Sfida super emozionante in quanto è veramente l'ultimo ingegno e mostrare le proprie abilità al meglio, ma racchiuderà anche una serie di appunto indagini in quanto iniziano a morire persone random. È meraviglioso, anche la storia. Mi è piaciuta tantissimo l'evoluzione dei personaggi e come partono in un modo, ma man mano che leggiamo i vari capitoli riusciamo a togliere un po' i loro strati e capirli più nel profondo. Sono un po' come gli orchi, fatti come le cipolle a strati in questo caso, e è stato bellissimo arrivare alla fine e riuscire a comprenderli al meglio. Anche tutti gli altri personaggi secondari, terziari che siano, sono caratterizzati da Dio e ho apprezzato davvero tutto. Non c'è stato niente che non mi sia piaciuto di questo libro. Forse l'inizio è un po' confusionario perché non si capisce una ceppa. Io ve lo dico, i primi 4-5 capitoli sarete là tipo mi attira, mi ispira, ma allo stesso tempo non ho capito proprio nulla di quello che è successo fino ad adesso. Però secondo me dovreste tirare un po' avanti e poi riuscire a scoprire quello che è la meraviglia di questo libro, e non vedo l'ora di rileggerlo in italiano e che tutti voi possiate leggerlo in realtà. Andando avanti, passiamo poi ai libri che purtroppo non ho cartaceo. Il primo è stato Il Marchio dei Draghi, che ho letto per il Book Hunters Club di giugno. È un libro che parla di draghi, cacciatori di draghi, davvero interessante, mi è piaciuto molto. Gli ho dato 3,5 stelline in realtà perché secondo me pecca un pochino in world build e
nel pacing, certe cose non hanno molto senso secondo la linea temporale, però resta un libro molto molto interessante, ne abbiamo parlato ampiamente sulla live del Book Hunters Club con Mirko e Andrea. È un libro che parla di vari personaggi, il principale in realtà è un cacciatore dei draghi in esilio, perché ovviamente tocca agli esiliati che hanno compiuto dei gravi crimini cacciare i draghi, perché è estremamente pericoloso, fin da subito mostra delle particolari abilità, guarisce estremamente subito, che si mette in viaggio per tornare nella capitale perché appunto è stato richiamato dal re. Parla anche della principessa, che era la sua ex fiamma, che in realtà è ossessionata dai draghi e li studia. Parla di un guaritore che cerca questo muschio dei draghi, che ha proprietà appunto curative, e di tutti i loro viaggi singoli e a volte combinati, per descrivere una trama più ampia. In realtà è il classico fantasy, però molto innovativo anche per il linguaggio che usa, che mi è piaciuto molto, molto inclusivo. Mi è piaciuta la rappresentazione dei personaggi femminili, che non sono appunto lasciati lì a fare da sfondo, da prostitute alla situazione, soltanto che appunto la linea temporale, soprattutto nell'ultima metà, l'ho trovata un po' spazzata, non riuscivo a capacitarmi di come viaggi che all'inizio ci hanno richiesto settimane, adesso avvengono così. Il finale l'ho trovato un po' frettoloso e il world building poteva essere caratterizzato meglio, però tutto sommato, essendo l'esordio dell'autore, mi è piaciuto, l'ho apprezzato e sicuramente leggerò il secondo volume della trilogia. Andando avanti, ho poi letto finalmente Wicked Saints di Emily A. Duncan. È un libro che avevo iniziato e interrotto varie volte perché non mi prendeva, lo trovavo difficile, lo trovavo non immersivo, però era un mio problema perché è molto 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 ispirato a quella che è la cultura rossa, sia per lingue sia per nomi, e io non capivo niente perché è una cultura estremamente diversa dalla mia. È un problema che ho trovato anche con la Grisha Trilogy, però in questo libro secondo me era ancora più marcato. Però una volta che sono riuscita a prenderlo in mano, semplicemente perché su Tumblr ho trovato scritto che è praticamente la Ray, l'ho fatta a libri, mi sono fatta convincere con poco, devo dire che ho trovato la seconda metà molto più scorrevole, molto molto interessante, molto dark. Parla di questo regno comunque ispirato alla Russia, diviso in due fazioni. In una erano presenti questi santi che comunicavano con i loro dei e a cui venivano appunto affidati dei poteri, contro invece la fazione opposta in cui si usa la magia con il sangue. E la nostra protagonista è l'ultima di questi santi, che poi non sono proprio santi, sono praticamente degli ecclesiastici, e il protagonista maschile fa invece parte di una delle guarnigioni dell'elite, insomma della versione opposta, quindi dark e light. Kylo Ren e Rey, adoro! Molto dark, molto interessante il finale, che secondo me porterà avanti bene la trama, mi è piaciuto tanto. Fino alla fine non si riesce a capire da che lato stanno alcuni personaggi e altri diventano molto 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 interessanti. È un mi, è un 3,5 stelline per me, perché la prima metà io l'ho interrotto due volte, e se mi ci è voluto tipo un anno e mezzo per continuarlo, vuol dire che non ha tutti questi pregi. Però la storia ha superato veramente i difetti. Se cercate un qualcosa alla Reylo, io ve lo consiglio. Molto dark, muy muy dark, santo sangue. Cose che a me magari non fanno senso, non fanno impressione, però altri potrebbero. Poi appena un personaggio assomiglia anche poco ad Adam Driver, io sono bella che venduta. E l'ultimo libro che ho letto, a cui ho dato solo due stelline, è La città di Ottone di A. Chakravorty. La città d'Ottone, cosa dire, cosa non dire? Allora, è un libro che non sono riuscita ad apprezzare per nulla. Partiamo dal presupposto che mi aspettavo, dalla descrizione e per come viene venduto, un fantasy per adulti. Secondo me il libro non ha nulla del fantasy per adulti, non ha i contenuti per renderlo per adulti, non tratta i temi giusti per renderlo per adulti, e i personaggi hanno un'età mentale di in media 12 anni. E non parlo solo della protagonista, che dovrebbe averne 20 e che io ho odiato con una gran passione dal primo capitolo, perché già nel primo capitolo è la classica protagonista che a 20 anni ha proprietà assurde, perché riesce a con uno sguardo vedere se stai male, capire quale malattia hai e ti tocca e ti guarisce. In più capisce ogni singola lingua del mondo, anche senza averla mai ascoltata prima la riesce a parlare, e si scrolla tutto e fa tipo sarà normale, bitch, com'è normale? Quindi io già l'ho odiata da questo. L'altro protagonista, San Francesco dei poveri,
che almeno, no, cerca di essere San Francesco dei Poveri, all'istinto di Giulio Cesare. E quindi stai lì tipo, perché? Un world building praticamente inesistente, se non si parla della città dove si svolge proprio poche parole tutto, il resto del mondo oppure non esiste. Culture accennate mai finite di spiegare, ok. Scelte di strategie di governo che io boh, non lo so. Il sultano che non sa né scrivere né leggere, che dà in una cultura dove quelle determinate creature magiche vivono anche millenni, dà ruoli di super importanza al figlio 17enne, e no 17enne equivalente in... No, 17enne, cioè 17enne, che ti credo che sbaglia. Non avrei salvato niente, un Instalove di quelli patetici, veramente personaggi che non si vedono neanche per il 60% del libro, che si odiano e poi tre capitoli dopo si amano. Giampi temporali non spiegati e che non si capiscono, nel senso che il capitolo prima siamo il capitolo dopo per spiegare, oh mio Dio, ci sono dei sentimenti adesso, è tre settimane dopo e tu sei tipo... Che? È un libro che secondo me non ha senso e l'unica... qualità che ha è il fatto di essere estremamente atmosferico, ma non vuol dire essere atmosferico parlare di una cultura diversa dalla nostra. Io parlo proprio delle descrizioni, dei cibi, degli odori, che ho trovato fatte molto bene, però è l'unica cosa che ho apprezzato. Secondo me non è niente di nuovo. Per esempio metterei in relazione la serie di Rebel, Il deserto in fiamme di Orwin Hamilton, che è simile come ambientazioni e culture appunto citate e rappresentate, ma fatta estremamente meglio, in cui la trama ha un senso. Sicuramente non continuerà la serie perché ho buttato tipo 600 pagine, va bene. Niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il mio wrap up dei fantasy, hanno iniziato a trivellare fuori, questo è mio padre. Spero che il video vi sia piaciuto, come sempre giù nell'info box potete trovare tutti i link dove acquistare i libri di cui vi ho parlato direttamente da Amazon e tutti i link ai miei altri social network. Fatemi sapere giù nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri, se a voi è piaciuta la città d'ottone oppure no, come nel mio caso, e quali libri mi consigliate appunto come prossime letture. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video, che è quello di domani, perché durante agosto ci sono i Veda, quindi un video al giorno. Il video finisce qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!